è il pavimento di questo ambiente, molto semplice, appunto è costituito da tessere calcare, di pietra calcarea bianca e nera, appunto questo disegno semplice geometrico centrale e una fascia perimetrale. Lo stato è abbastanza compromesso. Il problema più grosso di questo mosaico è appunto l'ultimo strato, lo strato di allettamento delle tessere che, come si può udire dalla percussione, appunto è molto superficiale, non ci sono dei vuoti profondi ma più superficiali, cioè questo è proprio il distacco della tessera, questo suono, che appunto dipende dal fatto che c'è uno strato di allettamento polverizzato, le tessere si muovono e in alcuni casi si sono anche sollevate in bolle, perché appunto il movimento, il mosaico si muove normalmente, appunto col passaggio dell'umidità la malta, che è comunque porosa, permette il passaggio dell'umidità. E quindi si sono create queste bolle, questi sollevamenti che noi adesso abbiamo cautamente velato, come vedete, con una garza di cotone e una colla abbiamo protetto per assicurare le tessere nella loro posizione, e abbiamo scavato al di sotto aspirando tutto il materiale decoeso, polverizzato, per poi ricostituirlo con un nuovo materiale che in realtà non è altro che lo stesso materiale, cioè utilizzeremo una calce idraulica a base di cocciopesto, polvere di pietra, per ricostituire un nuovo strato di allettamento così com'era lo strato antico. È una malta che si degraderà, cioè noi tutto l'intervento che vogliamo fare è un intervento che deve essere mantenuto o rifatto, controllato, perché si degrada facilmente, cioè una malta di calce non è dura e resistente come il cemento, che danneggia l'originale proprio per questo, perché tutto l'assorbimento dell'umidità e l'evaporazione avviene sull'originale. Noi vogliamo creare il contrario, cioè fare una malta che facilmente viene rimossa e ripetuta al limite. Noi vogliamo rimuovere il più possibile le cause di degrado di questo mosaico, ecco, cercare di rallentare il più possibile il suo degrado, che comunque è un degrado naturale. Purtroppo è stato accelerato da tanti interventi precedenti, ecco, come ad esempio queste reintegrazioni a cemento, che sono queste che hanno anche qua e là irrigidito molto la struttura, creando questi sollevamenti, queste bolle. Oltretutto, un'altra grave azione passata è stata quella di, nella rimozione di queste croste durissime che si sono formate nei secoli di interramento, probabilmente anche dal momento della scoperta, hanno pulito, sono stati rimossi con un materiale corrosivo, quale un acido che ha appunto corroso sia la materia delle tessere che la malta interstiziale. Questo, diciamo, ha aiutato molto il degrado. E quindi, ecco, noi vogliamo, con questo intervento, utilizzando materiali simili agli originali, la stessa tecnica, vogliamo ridare un po' più di dignità a questo mosaico.